Eravamo in mare, senza neanche riuscire a ricordare cosa fosse successo. Ovunque ci girassimo, vedevamo i visi terrorizzati dei nostri compagni. Sentivamo le loro urla, avevamo paura. E l'unica cosa veramente importante era restare a galla, non annegare. Poi siamo arrivati e col tempo ognuno ha cominciato a costruirsi una vita. Si lavorava e ci si ammalava, c'erano piccole e grandi decisioni da prendere, nell'interesse di tutti oppure solo di alcuni. Così abbiamo iniziato a discutere. Pensavamo che l'equilibrio che eravamo riusciti a creare grazie alla collaborazione spontanea e all'altruismo potesse durare per sempre, ma ci sbagliavamo. Ora la situazione era cambiata, era completamente nuova. Per la prima volta il problema che si era presentato non era di ordine materiale, per la prima volta era sociale e riguarda il rapporto tra gli isolani. Qualcuno ha cominciato a sentire il bisogno di sottomettere gli altri alla propria forza. Ci sono i prepotenti e naturalmente quelli che non lo sono. Ed era in atto una lotta per il potere che stava cambiando in peggio la vita dell'isola. I prepotenti cercavano seguaci e c'era il rischio che si formassero bande in guerra tra loro. Così, un giorno, qualcuno ha proposto che discutessimo e ci dessimo delle regole. Era evidente che mancava l'organizzazione e ognuno parlava delle proprie cose. Eravamo seduti in cerchio, c'erano parecchi litigi e molte incomprensioni. Per placare il caos che si era creato, qualcuno aveva proposto di eleggere un capo. Sembrava una buona idea, ma chi sarebbe stato in grado di ricoprire quell'incarico? Qualcuno ha proposto allora di dividerci i compiti e di convocare assemblee straordinarie in caso di problemi. Chi cristiano, musulmano o buddista cercava di inserire le basi fondamentali della sua religione nella costituzione dell'isola. Pian piano ce la stavamo facendo. Ognuno aveva impegnato il meglio di sé. Abbiamo impiegato diversi giorni per stilare una costituzione adeguata alla nostra società. Ci sentiamo orgogliosi del lavoro svolto e soprattutto ci sentiamo tutti più sicuri, più protetti. Nella nostra costituzione ci sono norme nuove che ci differenziano dagli altri paesi. Altre molto simili che ci accomunano al resto del mondo. Abbiamo anche eletto un governo dell'isola e stabilito delle procedure chiare per prendere le decisioni. Si tratta di scegliere tra le diverse proposte, discuterle e possibilmente migliorarle. Più passa il tempo e più diventa facile lavorare insieme.